comincia la quinta consiliatura, se si può usare questo termine, del Consiglio Comunale di Milazzo, 30 giugno 2010. Presiede il consigliere anziano, per anziano si intende il consigliere che ha preso più preferenze personali. All'ordine del giorno di questa seduta ci sono i seguenti punti: giuramento dei consiglieri proclamati eletti, esame delle condizioni di eleggibilità per la convalida dei consiglieri, eventuali surroghe ed eventuale giuramento consigliere subentrante, esame eventuali condizioni di eleggibilità consigliere subentrante, esami eventuali situazioni di incompatibilità con inizio alla procedura disciplinata dall'articolo 14 della legge regionale 24686 numero 31, elezione del Presidente del Consiglio Comunale, elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale, giuramento del Sindaco Avvocato Carmelo Pino. Si procede adesso al giuramento dei consiglieri. In armonia agli interessi della... Consigliere Alesci, già assessore della giunta precedente. Consigliere Massimo Bagli. Consigliere Alessandro Busacca. Consigliere Antonio Capone. Giuro di adempiere le mie funzioni. Consigliere Filippo Cento. Giuro di adempiere le mie funzioni. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza. Consigliere Cusumano Francesco. L'unica donna del Consiglio Comunale, Rosaria De Luca. Le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Non dire niente, le mie funzioni con scrupolo e coscienza. Ciccio De Pasquale. Nell'interesse del comune. Pippo Doddo. Uno dei giovani, Foti Maurizio, 30 anni. Giuro di adempiere alle mie funzioni. Gli altri giovani sono Busacca Alessandro e Isgro, che verrà surrogato. Ora sta giurando Gitto Salvatore. Italiano Salvatore. Damiano Maisano. Giuseppe Marano. Massimo Materia. Roberto Mellina. Giuro di adempiere le mie Francesco funzioni, Messina. Scrupolo e coscienza, nell'interesse del... Antonio Napoli. Santo Napoli. Rosario Bergolizzi. Giuro Russo Francesco. Scrupolo e coscienza, nell'interesse delle funzioni, con scrupolo e coscienza. Santino Sarao. Franco Scicolone, il più anziano. È presente il sindaco Carmelo Pino con la giunta, insieme a lui sono presenti l'assessore Scolaro, l'assessore Capone, l'assessore D'Amore, l'assessore Bucca, l'assessore Codraro. È presente anche l'assessore Anastasi, ma in questo momento è fuori dall'aula. Presta giuramento Antonio Isgro, il più giovane dei consiglieri comunali, che è subentrato alla consigliera Scolaro, che ha optato per l'assessorato. Oggetto, elezione del presidente del Consiglio. Il Consiglio Comunale passa adesso al suo primo atto politico della consigliatura, l'elezione del presidente del Consiglio Comunale. Un intervento, ha chiesto di parlare il consigliere Francesco De Pasquale. Simolone, Sarao, Napoli, De Gaetano e Sro, di porre i migliori auguri all'amministrazione, in modo particolare al sindaco, di una buona fortuna e buona amministrazione, e desidero cortesemente, prima di passare alle elezioni, di dare notizie di come si svolgeranno le elezioni, in modo che ognuno sappia come si fa. Se fosse possibile, il segretario
Il dottor Di Meo sta leggendo le norme per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, le quali avverranno a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta del Consiglio Comunale. Sono stati nominati scrutatori per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale i consiglieri Mellina Roberto, Napoli Antonio e Busacca Alessandro. Si procederà adesso al voto dei consiglieri per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. I consiglieri comunali, uno per uno, scrivono il nome del loro candidato alla presidenza in una stanza fuori dal consiglio comunale e poi rientrano per deporre il bigliettino nella cassetta. Di Bella. Bella 1. Pergolizzi. Pergolizzi 1. Diamo nome. Formica. Formica 2. Diamo l'esito dei voti riportati. Presenti e votanti 30 hanno riportato voti. Formica 6. Di Bella 1. Pergolizzi 15. De Pasquale 6. Vagli 12. 2, siccome scrivo 1, 2, 2, 2, scusa, chiedo scusa, 2. Non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta, si può procedere a una seconda votazione. Pergolizzi il più votato, ma con soli 15 voti non ottiene la maggioranza assoluta e si deve votare in seconda, per una seconda volta. Perché ognuno da casa possa vedersi via internet. In questo senso di mettere i voti la proposta del governo. Il consigliere Ciccio De Pasquale ha chiesto il rinvio per la votazione e gli sta facendo da spalla Pippo Doldo perché chiede che il Presidente del Consiglio Comunale sia il Presidente della maggioranza o di tutto il Consiglio. Chiedo al segretario di verificare se ci sono i termini e i presupposti praticamente di un eventuale rinvio oppure se il regolamento prevede una seconda votazione di metterla ai voti. Grazie. Sara Pergolizzi chiede se ci sono i presupposti per un rinvio oppure se c'è una seconda votazione di metterla subito ai voti. Si mette ai voti la proposta di rinvio. Con l'esito della votazione per il rinvio dell'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Allora, favorevoli 16, favorevoli 16, contrari 14. Il consigliere Rosario Pergolizzi ritiene che non si possa rinviare in quanto il Consiglio Comunale non si può, secondo lui, riunirsi se non viene eletto il Presidente del Consiglio Comunale e pertanto ritiene che il rinvio sia da considerare illegittimo. Si registra il primo problema politico, comunque vada, della maggioranza uscita dalle urne. I 16 consiglieri che hanno appoggiato il sindaco Lorenzo Italiano non sono, almeno per quanto riguarda le elezioni del Presidente del Consiglio Comunale, non sono compatti.